Delfino primo in classifica e stavolta davvero senza aspettare recuperi, posticipi e quant'altro. Ieri Torino-Verona 1-4, la banda Mandorlini gioca a poker ed è incubo Granata e fa festa pure Zeman con l'ex capolista che crolla in casa sotto i colpi dei gialloblu che compiono un passo decisivo in terza posizione. Le reti veronesi con la firma di Gomez, doppietta, Ferrari e Maietta disgrigna il gol della bandiera torinista. Così la classifica: Pescara 61, Torino 59, Verona 57. Tutto vero, tutto una meraviglia, con la Serie A sempre più vicina e soprattutto meritata. Il popolo biancoazzurro, insomma, è pronto a sostenere il club nell'obiettivo a 20 anni dall'ultima esperienza nella massima serie. Contro il Brescia di Calori, nel posticipo lunedì, i tifosi saranno chiamati a sostenere in massa i propri beniamini a caccia del quarto successo consecutivo. I tagliandi potranno essere acquistati presso tutte le rivendite autorizzate di Booking Show. Da sottolineare che tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per la gara Pescara-Juve-Stabia potranno usufruire di uno sconto del 10% per assistere anche a questa partita. Intanto, nonostante si sia appena legato al Pescara fino al 2016, Marco Verratti continua ad essere al centro del mercato. La Juventus ha messo gli occhi sul playmaker pescarese, scavalcando a quanto pare la concorrenza di Roma, Napoli, Arsenal, Genoa e Siviglia. Secondo alcune fonti, l'accordo già sarebbe concluso per la cessione del gioiello in comproprietà alla Juventus per 3 milioni e mezzo di euro, notizia smentita con fermezza dalla società d'Annunziana. In merito alla notizia apparsa sulla Gazzetta dello Sport circa la cessione di Verratti alla Juventus, si legge in un comunicato stampa diffuso dal club: la Delfino Pescara, nonostante i buoni rapporti che intercorrono tra le due società, smentisce di aver avuto qualsiasi contatto con la società bianconera per trattare la cessione del calciatore. Tant'è, per adesso si pensa al posticipo di Brescia, con Verratti lì in mezzo.